Notizia incredibile che ha colpito come un fulmine a ciel sereno. La Juve torna in Serie B. Mentre ieri l'Inter si preparava a festeggiare la sua seconda stella con i suoi fedeli sostenitori, la Juve ha ricevuto la conferma dalla FIGC. Il ritorno in Serie B è un fatto. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. E così il secondo campionato d'Italia si arricchisce di una squadra di tutto rispetto. Ma cosa ha portato a questa incredibile notizia? Ma le manifestazioni di affetto e supporto non sono mancate, con il presidente Aurelio De Laurentiis in prima fila. La prima telefonata dopo la notizia della Serie B è stata la sua. Devo dire grazie per il suo sostegno, poi ho ricevuto tante chiamate dalla Serie A, dalla Serie B, ha dichiarato il presidente. Sperano tutti in una nostra promozione immediata nella massima serie. Gli auguri di una promozione in Serie A sono arrivati anche da Fabio Quagliarella. Vi mando un abbraccio grande e ci vedremo allo stadio. Questo è quello che meritate. Sapete chi è stato l'artefice di tutto questo? L'Inter. Se avete capito bene, grazie al suo ex calciatore Andrea Adorante. Il giovane attaccante classe 2000, ex Inter, ha segnato i gol decisivi che hanno permesso alla Juve Stabia di raggiungere la Serie B. Una promozione incredibile per una squadra nata con l'obiettivo di una tranquilla salvezza. La Juve Stabia ha stupito tutti, inclusa se stessa, vincendo il girone C di Serie C con 3 giornate di anticipo. Una storia da brividi che tiene col fiato sospeso i tifosi e lascia interrogativi su cosa riserverà il futuro alla Juve Stabia, che si prepara a un'avventura completamente nuova, pronta a stupire ancora una volta e a lasciare il segno anche nella Serie B. E ricordatevi, la Juve Stabia ha dimostrato che i sogni possono diventare realtà anche nei campionati minori.